La ringrazio Presidente, non so cosa voleva fare, però ecco, io avevo bisogno di intervenire. Io spero veramente che lo streaming sia attivo, spero veramente che sia tutto registrato, perché io stasera ho assistito a un inedito sindaco, terribile. Forse la parola giusta, perché dovevamo parlare di bilancio, dovevamo parlare di approvazione, dovevamo parlare di quant'altro, cioè soft open source per risparmiare, visto che c'era un suggerimento da parte dei revisori. E invece no, ci siamo sgobbati l'ennesimo pippone che non ha neanche la non viene preso neanche il tempo, chiedo scusa, non viene preso neanche il tempo, perché noi abbiamo ancora un regolamento che risale all'epoca paleozoica. Abbiamo un regolamento che permette al sindaco di tenerci per mezz'ora a raccontarci le sue vicissitudini o le sue ipotesi sulla minoranza, su come lavora la minoranza. Noi abbiamo un regolamento che permette di fare questo, di non guardare la città, di non guardare i problemi della città, ma di parlare di altro. I signori qua sono nella loro legittima facoltà di alzarsi e andare fuori. Io sono rimasto qua per un semplice motivo. Io ho l'abitudine di confrontarmi con i cittadini, con questo strumento qua. Ho chiesto cosa faccio? Rimango dentro? Mi hanno detto rimani dentro. E io rimango dentro per discutere, per parlare, per confrontarmi, ma di bilancio, per favore, sindaco, di bilancio. Non sull'8 settembre. O non sull'opportunità o meno di abbandonare l'aula. O non sulle sue ipotesi di cosa possa fare io, cosa possa fare il mio Movimento per l'Italia, perché noi sappiamo bene cosa ha fatto il suo partito per l'Italia e che cosa sta facendo il suo partito per l'Italia. Siamo qui a raccontarcela su delle tasse, su delle tassazioni, su dell'impossibilità di sforare il bilancio, sull'impossibilità di mandare avanti una città, e lei mi viene a raccontare di un signore con la barba, capelli bianchi, che non è neanche eletto. Ma ci teneva tanto a fare questo tipo di intervento, ma certo, c'era un sogghigno, c'era un riso amaro nel suo esprimersi. Ecco, io questo non riesco a accettarlo, non riesco a accettarlo in un consiglio comunale che un sindaco si scagli così in questo modo contro delle minoranze. Per quale motivo? Siamo minoranze? È giusto continuare a bacchettare sulla testa? E per quale motivo? Non parliamo di bilancio. 20 minuti ha fatto il suo intervento, una roba del genere. Per cosa? Per quale motivo? Per dimostrare cosa, signor sindaco? Per dimostrare cosa? Che lei può parlare quanto vuole all'interno di un consiglio comunale, mentre noi possiamo parlare 10 minuti? E questa è la democrazia? La sua democrazia? La capacità di confronto delle commissioni che vengono indette 2 o 3 giorni prima della conferenza capigruppo? Per cosa? Per una mera formalità. Poi, se non siamo d'accordo, tanto sono solo consultive. È vero, non sono state fatte gli emendamenti, è vero. Però le commissioni funzionano in questo modo, in questa città. Quindi direi, perché non parliamo di bilancio? Perché abbiamo voluto utilizzare tutto quel tempo, sprecare tutto quel tempo, mezzanotte, meno 20, in modo inconcludente, signor sindaco, in modo inconcludente. Io mi auguro veramente che i cittadini la guardino, e la guardino anche registrata, perché lo è registrata. E posso pigliare anche dei passaggi del suo discorso, perché risultano molto interessanti per quanto riguarda il mio movimento. Detto questo, direi che non porto via altro tempo, perché è già stato portato via dal nostro sindaco, col suo intervento. E quindi andiamo pure avanti con la discussione, spero che ci siano altri interventi da parte della maggioranza, spero che la maggioranza abbia discusso questa cosa al suo interno, che vada tutto bene, che ci siano veramente questi risparmi. Ma dove sono questi risparmi? Ci sono questi risparmi? C'è questo sforzo di diminuire i costi? Chiedo all'assessore se è possibile evidenziare i risparmi che si vogliono portare nel 2014, a settembre, d'accordo, siamo alla fine dell'anno, ma che si vogliono portare nel 2014, nella gestione 2014. Grazie. Ci sono altri interventi? Azione di voto.
Prego Marocco. Sì, era stato approvato dal Consiglio Comunale, quindi mi sembrava giusto vederlo all'interno del bilancio. Quindi non, poi dopo, a parte che la serata è degenerata grazie al primo cittadino, ma ciò non toglie che era una cosa dovuta al Consiglio Comunale. Che stai dicendo? Tu parla quando hai il tuo diritto, come democrazia, chiaro? Grazie. Allora, dichiarazione di voto, poi farà la tua dichiarazione di voto. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, questo bilancio ha fatto bene Pipino a ricordarlo, il sindaco di Parma ha fatto delle scelte diverse dal comune di Chivasso, diverse da altri comuni, ma là il bilancio è partecipato. Cioè il bilancio viene coinvolta la cittadinanza, neanche le minoranze, viene coinvolta la cittadinanza, cosa che abbiamo chiesto anche qua di farlo, però ogni anno non riusciamo a ingranare, non riusciamo a portarlo. Mi pare che sia anche nel vostro programma, non vorrei sbagliarmi, perché non ho letto tutto. Però la differenza con Parma sostanzialmente è questa, chiacchieriamo con i cittadini. Poi per quanto riguarda questo bilancio, il voto sarà contrario. Sarà contrario nonostante l'inserimento dei bus elettrici, nonostante l'inserimento del dormitorio. Per i bus elettrici ci sono, per quale motivo? Perché c'è un finanziamento, ma non è legato a una logica a lungo termine di andare a risparmiare. Abbiamo fatto viaggiare per 2 anni i pullman vuoti, continuiamo ancora a farlo, e i soldi non sono ancora arrivati, chiaramente, del finanziamento per comprare i bus elettrici. Quindi ci manca la volontà di tagliare i costi che ci ha dato un'amministrazione precedente. Sono lì, continuiamo a pagare. Tu canè, magari sbagliamo e facciamo dei danni, meglio lasciare tutto com'è. Quindi il nostro voto sarà un voto contrario. Grazie. Altre dichiarazioni?